Il numero di chi è stato contagiato è arrivato a 172, credo di poter dire che la popolazione stia reagendo positivamente alle iniziative che abbiamo assunto. Ieri ci sono stati sicuramente degli episodi di tentativo di accaparrarsi cibo, cose però che, come ho ripetutamente detto, sono inutili, perché tutto funziona nella maniera più completa, tutti gli approvvigionamenti funzionano, quindi bisogna rassicurare la popolazione del fatto che la vita non è cambiata in nulla, salvo in quelle limitazioni che abbiamo posto e che si riferiscono al tentativo di controllare e di ridurre la diffusione del virus. Presto verranno prese da parte del governo anche delle misure di salvaguardia, sia per quanto riguarda i lavoratori che per quanto riguarda le attività imprenditoriali e commerciali che stanno subendo un danno dalla situazione in questione. Io sono moderatamente fiducioso nel fatto che le cose possano andare verso un miglioramento graduale, ma credo che veramente ci siano tutte le condizioni per poter rassicurare i nostri cittadini. Oggi ho incontrato anche l'ambasciatore della Romania, il quale è venuto per esprimere la vicinanza del popolo romeno a noi e per ribadire come non ci fosse nulla di fondato nelle notizie che erano state diffuse circa presunte chiusure di linee o cose di questo genere. Niente, siamo molto fiduciosi nel lavoro che abbiamo fatto e aspettiamo che ci possano arrivare delle risultanze positive.